Le Olimpiadi dello sport giovanile approdano nel Cilento per il quarto anno consecutivo. Diverse le società provenienti da diverse zone d'Italia sono pronti a sfidarsi nel territorio a sud della provincia di Salerno in una 3 giorni all'insegna dello sport e del divertimento. La quarta edizione del Cilento Sport Festival, promossa dalla Sud Eventi e sostenuta dallo sponsor tecnico Legea, farà tappa dal 23 al 25 aprile nei territori comunali di Castellabate, Agropoli e Capaccio Pestum. L'iniziativa inoltre vedrà la collaborazione della Polisportiva Santa Maria 1932 e di altre associazioni sportive locali. In questa edizione siamo contenti perché uno sono arrivate da tutte le regioni un po' italiane, le squadrette che sono venute qua per confrontarsi a livello sportivo, però a godere anche di posti belli come la Costiera Sorrentina. Siamo soddisfatti perché il clima, noi che ci prefissiamo, non è molto di competizione massima con la vittoria a tutti i costi, ma è quella di avere un confronto sì sportivo ma con la realtà e la condivisione, perché poi alla fine si parla di ragazzi di un'età, una fascia di età che va dagli 8 ai 15 anni, quindi dobbiamo un attimo pure educarli a non esasperare i valori della vittoria a tutti i costi ed educarli anche alla sconfitta. Sono 8-9 anni che organizziamo questo torneo qui a Sant'Agnese, che poi ci sono pure altri campi come il campo del Massa, il campo del Caso, che comunque ospitano altri incontri di questo torneo. Proprio per la crescita di questi nostri bambini partecipiamo a tornei nazionali e internazionali come questo qua, organizzato da Sud Eventi, organizzato in modo impeccabile da un'ottima organizzazione. Siamo qui per il terzo anno consecutivo, questo è un sintomo che ci siamo trovati bene e che veniamo ogni anno con piacere a partecipare a questo torneo. È un momento importante di condivisione, dello stare insieme e promuovere i valori dello sport. E del divertimento soprattutto per i ragazzi, che alla fine è un'esperienza per far crescere loro, per confrontarsi poi con altre realtà, altre scuole calcio, oltre alla realtà appunto catanzarese e calabrese dove noi ci confrontiamo quotidianamente. Consiglio a tutti di venire a partecipare a questo torneo, perché è un torneo dove appunto oltre all'organizzazione fatta bene i ragazzi sono abbastanza educati e disciplinati, quindi questo vuol dire tanto soprattutto da parte di noi mister, che facciamo un buon lavoro e quindi non pensiamo solo alla parte tecnico-tattica del calcio, ma anche a una formazione, diciamo, che poi possa servire in futuro come educatori. Quando si parla di ragazzi si parla sempre di questi valori che sono la base principale, poi viene tutto quanto il resto, il risultato e tutto quanto il resto, ma la base principale sono i valori sportivi, inculcare ai ragazzi i veri valori del bravo sportivo, rispetto delle regole, lo stare insieme e il saper perdere, che è una delle cose più importanti. Quando si diventa bravi sportivi, quando si accetta la sconfitta, da là nasce il bravo sportivo. È la cosa che io dico sempre ai miei ragazzi. Ottime qualità sotto l'aspetto organizzativo, e gli arbitri, e le strutture, i campi, quindi siamo molto ma molto soddisfatti di questo. Una bellissima esperienza, un bellissimo torneo ben organizzato, siamo contenti di aver partecipato e puntiamo ad arrivare più avanti possibile. E ritornerete l'anno prossimo? Sicuramente, abbiamo trovato veramente un ambiente bello, dove veramente i valori dello sport vengono esaltati al massimo, quindi sicuramente sì. Yeah!